Madame, Monsieur, bonsoir, je suis Esther. No, non vi preoccupate, non è un video in lingua francese, è semplicemente l'introduzione di questo iconico calendario dell'avvento, il mio primo calendario dell'avvento, anche perché anch'io sono cascata nel virale, nel senso che comunque c'è questa mania dei calendari che devo dire che è bellissima, una sorpresa fantastica. Non potevo che iniziare col botto, cioè con questo calendario stupendo. Allora, faccio vedere il pack che è già parte del classico scatolo di cartone con le caselline da tratteggiate, che in realtà a me non piace proprio, però in questo caso c'è la sostanza unita ad una forma che è addirittura firmata dallo scultore francese Orlinsky. Quindi questa rosa stilizzata con le declinazioni dell'oro in tutte le sue forme, quindi rose gold, silver e gold puro. Io vorrei anche dire da che cosa dipende il logo Lancôme e soprattutto il logo con la rosa, perché la rosa ha ispirato il proprietario quindi della Maison Lancôme, cioè un certo Armand Petitjean, il quale nel 1935, stiamo parlando quindi di un secolo fa, fu ispirato da un monumento architettonico, Le Château de Lancôme, che praticamente era disseminato di tutte queste rose e quindi ne fece sia il logo sia il brand, e quindi ha declinato queste rose in tutte le sue forme in questo calendario, frontespizio del calendario. Devo dire, un lavoro stupendo, è sicuramente da conservare. L'interno è ancora più bello dell'esterno, perché non è possibile non notare tutte queste casette, quindi questi tetti. Quindi qui abbiamo Parigi innevata, tutto color oro, e viva la faccia, perché questo rosso che impera, vabbè, lo so che il rosso fa Natale, però in effetti anche oro e tutte le declinazioni del silver, dell'oro, eccetera. Cioè ognuno a Natale fa l'albero che vuole, quindi io quest'anno lo farò oro e quindi di conseguenza per me il tema è assolutamente azzeccato e mi sento natalizia a prescindere dal colore. Cioè, ne apriamo tre tutte in una volta in maniera tale, insomma, da non perdere tempo, perché sono 24 e la strada è lunga. Vediamo che cosa c'è. Ah, fantastico. Vabbè, insomma, qui non si gioca, ragazzi. Ecco, il profumino. Poi un altro profumino, perché lo sento subito. Ci sono queste veline che comunque, come vedete, proteggono, quindi non hanno il nome. Questo un po' mi lascia perplessa, perché alla fine, voglio dire, una persona come lo riconosce? Io tra l'altro non uso i profumi Lancôme se non Trésor, l'ho usato tempo addietro, però in realtà adesso uso Twilly di Hermès. Io tra l'altro amo l'Eau de Parfum e non l'Eau de Toilette. Magari poi mi dite voi che cosa preferite e se avete provato, insomma, questi profumi e queste fragranze. Per quanto riguarda invece i collezionisti di profumi che riempiono quelle teche di vetro di tutte queste boccettine o comunque i bagni, eccetera, io non faccio parte di questa schiera, ma comunque fa felici proprio queste persone. Andiamo alla terza casetta barra casella, in cui praticamente abbiamo non certo una mini size, perché questa non è una mini size, ma è una travel size, quindi si porta praticamente in viaggio, è molto comoda. Il pack è plasticoso, semplicissimo, color lilla, e si tratta di una crema che è Multilift Ultra, quindi Dark Spot Correcting Cream e anti-ride. Ne deduco che questo sia uno schiarente delle discrumie cutanee e nello stesso tempo è un anti-age, quindi da provare assolutamente con 15 ml. Ha anche un fattore protezione 20, che è importante. 15 ml ci dà la possibilità di provarlo per almeno una settimana. Quarta casellina, iniziamo col make-up. Questa Hypnose, l'ho sempre utilizzato questo mascara. Poi io amo sperimentare, utilizzare mascara, quindi non mi fidelizzo ad un'azienda nello specifico, anche se poi ritorno sempre
agli stessi mascara, tra cui appunto Hypnose di Lancôme, che è un must have, cioè di che cosa stiamo parlando? Ovviamente nero, ci mancherebbe pure, dico. Anche se comunque quest'anno vanno questi mascara colorati, io al massimo li metto qui alla base delle ciglia inferiori, però voglio dire, è al massimo un blu. E allora andiamo alla quinta casella. Oh my gosh, guardate. Mascara Idol in full size, stiamo parlando di una spesa importantissima, cioè stiamo parlando che costa soldini, un 35 euro mi pare. Che bello, questo non l'ho mai provato Idol, dicono che sia veramente, tanto lo apro perché lo utilizzo io, quindi il problema non c'è. Ah, ecco, c'ha questo scovolino, vedete, in questo modo qui, ergonomico, che comunque promette, perché già avevo letto un po' di cose su questi mascara nuovi con il pack rose gold nero, la rosa stupenda che è sempre appunto il logo del Lancôme, e le ciglia liftate, proprio effetto lì. Da premettere che non ho parlato di prezzo. Allora, questo calendario costa a prezzo pieno 135 euro. Io ho approfittato comunque di uno sconto, per cui l'ho pagato intorno ai 100, e 24 caselle, che comunque so essere un misto di cose, quindi tra skincare, maquillage e profumi, quindi abbastanza completo, abbastanza trasversale. Linea Lancôme, quindi di alta profumeria, che dobbiamo dire di più? E fino adesso campioncini, cose del genere, non ne abbiamo trovati e forse ce lo siamo già ripagato. O comunque lo stiamo per fare. Adesso so che comunque su Sephora è sold out. Questa è una size deluxe, o comunque travel size, come la vogliamo definire, di 5 ml. Stiamo parlando di un contorno occhi che è un terzo di quello di una full size. Ragazzi, non stiamo parlando di un campioncino. Perché sappiamo che nel mondo della skincare, o comunque nel mondo commerciale, ci sono degli ml standardizzati, quindi per gli occhi 15 ml, per il siero 30, per le creme giorno notte di solito 50 oppure 30, dipende. E devo dire che questo è eccezionale. Finalmente lo potrò provare perché queste zampette di gallina, che comunque non è che arrivano a 40-50 anni, attenzione, possono arrivare pure a 30, perché c'è gente che prende il sole e non si mette per le protezioni. Ragazze, è veramente assurdo che vedo gente che si spalma l'olio in faccia d'estate. No, no, non è possibile. Dovete mettere protezione estrema, almeno 50 più. Poi ci sono quelle trasparenti, non c'è più quella col filtro fisico e diventi con la faccia bianca, no? Tipo Halloween, assolutamente no. Ma ci sono quelle evanescenti, assolutamente non ungono. Quindi, porto l'idea anche per le pelli più grasse. E che quindi possono essere utilizzate anche come base sotto trucco durante l'inverno. Quindi vi consiglio sempre di proteggervi. Questo Genifique ha una pallina particolare che serve proprio d'acciaio. Quindi si passa il gel sulla zona del contorno occhi e refrigera. Quindi fa effetto fresh, effetto ice, in maniera tale da poter comunque fare anche un effetto antiocchiaie, e anche forse per le borse, dico, perché le borse comunque dà ritenzione idrica, attenzione, non da grasso, perché lì voglio dire ci vuole solamente la blefaroplastica. Almeno 10 giorni di trattamento lo possiamo fare, perché se consideriamo che il 15 ml di solito dura un mese, questo è un terzo, quindi i conti sono belli che fatti. Il make up, quindi che cosa? Un bel rossetto in confezione full size nero, quindi pack nero con questa rosa fantastica come al solito. Ecco, fai il click. Guardate che lusso. Ok, vediamo di che colore è. Bello, assolutamente. Guardate, un color nudo. Lo swatch. Bellissimo. Adesso andiamo alla casella numero 8. Un mascara.
Eccolo qua, questo è uno scovolino, forse è quello anche che preferisco. E questo è il Monsieur Big. Va bene, è un mascara nero, molto carino, da utilizzare, insomma, per avere delle alternative. I mascara non sono mai troppi, almeno per quanto mi riguarda, quindi va bene così. Andiamo alla casellina numero 9. Ecco, una skincare. Eccola qua, una cremina. Abbiamo l'Hydra Zen Gel Crema Idratante Antistress. Quindi questa è anche, stiamo parlando comunque di una crema di 15 ml, quindi di una travel size. Mamma mia, che buona, ragazzi! Cioè, questo è il coperchio che è un rosa proprio molto rosa latte, e l'interno stessa cosa. Credo che questa crema Hydra Zen sia talmente evanescente che può essere utilizzata anche dalle pelli miste tendente al grasso. Sì, la voglio proprio provare perché secondo me la texture è veramente molto confortevole, che si assorbe immediatamente, molto fresca. È una crema da giorno questa, eh? Eccola qua. E può essere utilizzata benissimo anche dagli uomini, perché ormai lo sappiamo che il mercato del make up, scusate, sì, del make up anche, attenzione, sì, e del skin care al maschile, insomma, fa proprio cassetto per quanto riguarda l'alta profumeria. L'uomo sicura. E adesso iniziamo con la decina, quindi casella numero 10. Tetto rose gold, eccola qua. Abbiamo una full size, cioè un rossetto liquid. Questa la conosco bene, insomma, ci sono 14 tonalità, il numero è l'888. Questo qui lo sai quanto costa? 35 euro, quindi ci siamo praticamente fino adesso ripagati il calendario. Parliamoci chiaro. Siamo alla seconda full size, a parte il mascara, le altre sono travel size, quindi di tutto rispetto. Vediamo, questo è l'applicatore, guardate che fantastico, è piatto e questo è il colore. E vabbè, volevamo il rosso e il rosso sia. Eccolo qua, il finish è semi matte, è una formulazione acqua in olio. Quindi di conseguenza un finish resistente, promette la durata di 8 ore. Senza sbavarsi, né tantomeno muoversi, senza diciamo rinunciare anche al comfort, perché di solito i rossetti liquidi sono particolarmente fastidiosi, almeno per quanto mi riguarda. Io devo mettere poi balsami labbra, eccetera, si asciugano troppo. Adesso andiamo alla casella numero 11. Vediamo, vediamo, vediamo. Yes, guardate qua, una crema mani, lo vedete? Antisecchezza, nutri e repair, significa che nutre, ripara. E allora questa io, ragazzi, ve la consiglio perché insomma tutti che ci igienizziamo in maniera anche maniacale, le mani con tutto quest'alcol dalla mucchina in poi, devo dire che le mani si seccano enormemente. Vediamo l'untuosità, perché non sopporto le creme untuose che devi stare lì a massaggiare per anni, in questo caso. No, no, mamma, si assorbe. Ma ha un profumo, non lo so, sembra quasi una crema corpo, una lozione corpo profumata, vabbè. Delicatissimo. Oh my gosh. È un prodotto skincare, si tratta di un prodotto fin troppo sottovalutato, che io preferisco in assoluto e nello stesso tempo non è mai nei calendari. Quale potrebbe essere? Avete indovinato? Il tonico. Il tonico, in questo caso tonico comfort della Lancôme, allora, sono i must have, sono i best seller della linea Lancôme, un po' come quelli della Clinique. Stiamo parlando di un 75 ml, i tonici vanno a 17 euro a 100 ml, quindi si fa il taglio anche da 200 e da 400 ml. Questo in questo caso è una travel size. Ok, un tonico per pelli secche.
È a base di estratti quali mele d'acacia, mandorle, assolutamente nutriente. Quell'effetto tirato, quell'effetto di pelle secca che anche si screpola, soprattutto immediatamente raggiunge la sua zona comfort, sono altamente performanti. Sono bellissimi. Questa size mi piace tantissimo, è chicchissima, quindi lo amo assolutamente. Ok, abbiamo l'Absolue Serum Occhi. Ecco, queste le abbiamo avuto quella Genifique. Abbiamo Lancôme Absolue, che è la linea di punta, quindi la linea premium, diciamo, al top della Lancôme. Anche questo 5 ml, quindi un terzo del prodotto. Bellissimo. Lina Absolue, anche questo, insomma, un contorno occhi da provare. Poi abbiamo da 14, eccola qua. Aspetto bianco stavolta. Allora, c'è la Lina. Le Lina caratterizzano che cosa? La protezione anteriore per quanto riguarda il pelo. Quindi, di conseguenza, un profumo. Questa è una famosa più conosciuta da me. Sì, e cos'è? Tresor, che carino. Sì, questo è molto carino. Questo quasi quasi, insomma, mi farebbe convertire la collezione di profumi. No, no, guarda, non ci avrei la pazienza perché io sono una minimalista. Ho fatto casa tutta stile norvegese proprio perché non amo fronzoli, sono molto ordinata e non amo casini. Mamma mia, che buono il tesoro! Da morire, ragazzi, da morire. Buono, buono, buono. Ma che bello che è. No, niente, i profumi della Lancôme veramente sono dei must have. La quindicesima casella. Ok, stiamo parlando della prima lozione corpo, della prima crema corpo del calendario. E ovviamente in combo col profumo che abbiamo trovato al primo e alla seconda casella. Adesso non è che mi ricordo bene. Si tratta della crema Idol, quindi mi aspetto che ci sia quella La Vie est Belle. E questo so benissimo che comunque ha una profumazione a base di rosa di Gerico, che è una rosa particolare, una pianta che insomma si sviluppa nel deserto. Quindi anche a base di pappa reale è un 50 ml, quindi una travel size. Buonissima, andiamo a provarla. Anche se qui avevo messo la crema, però voglio dire, si sente benissimo, mamma mia, una cosa eccezionale. Allora, sono delle creme che non sono leggere nel senso che il profumo si sente. E sono setose, bellissime, nutrono perfettamente, ma si assorbono immediatamente. Questo è fondamentale per me. La quindicesima casella, andiamo alla sedicesima. Ecco, questa è una mini size. Una mini size di che cosa? Di un rossettino. Questo è proprio il red assoluto. Stiamo parlando di. Sapete che non so che linea sia. Comunque un 505. Bellissimo questo rosso, ragazzi. Guardate che rosso stupendo, ancora più rosso. Quindi abbiamo parlato di un color nudo, di un liquid della durata di 8. E questo qui era il finish matte. Questo è il finish semi matte. Mamma mia, che bello, guardate. Qui è Natale a tutti gli effetti, guardate. Quindi ha messo tre. Presumo che sia anche la più costosa perché per metterla in una mini size. Diciamo che non sta badando a spese la Lancôme, ma magari i suoi conti se li ha fatti proprio adesso. Comunque guardate questo rosso. Questo punto di rosso è eccezionale. No, no. Non c'è niente da dire anche sulla mini, che ci può anche stare. Andiamo alla 17ª casella. 17 abbiamo il Sierra Absolue. Quindi della linea Absolue noi abbiamo avuto il contorno occhi. Questo è il siero, ovviamente concentrato in 5 ml. Ok? In rapporto quello, insomma, c'è di più nel siero, ovviamente ci sono 30 ml, quindi questa è una mini size in particolare. Ricordiamoci che il siero della Lancôme costa 95 euro, cioè stiamo parlando di un centinaio di euro per un trattamento skincare che è al top perché insieme a Genifique, Absolue
assolutamente un concentrato di pool di principi attivi, ovviamente antietà, e devo dire che questo è un prodotto di tutto rispetto. Ma adesso apriamo la casella numero 18. Ragazzi, siamo... Ah, vabbè. Un altro tonico, che bello, il tonico Duce. Bellissimo, sempre 50 ml, sempre una travel size. Ecco qui, questa ha questa apertura. Vabbè, i tonici sono assolutamente iconici, sono, vi ho detto, i best seller della Lancôme. Non c'è niente da fare se dovete comprare un tonico, che tra l'altro voglio dire è fondamentale come step ultimo del démaquillage. Cioè non è possibile che la gente non si mette il tonico prima di mettere contorno occhi, sieri e creme da notte. Non è possibile. Anzi, bisogna utilizzarla anche da giorno. Quindi, dopo essersi struccato l'acqua micellare, il sapone solido, il latte detergente, con risciacquo senza risciacquo, oppure con qualsiasi altro sapone liquido, mousse, dovete completare per forza, ve lo dico io, con l'uso del tonico, imbibite i famosi dischetti col tonico più appropriato alla vostra pelle. In questo caso è per una pelle normale mista, è a base di ananas e papaya. Papaya emolliente, ananas è un antinfiammatorio e decongestionante, quindi stiamo parlando di un tonico che non contiene alcol. Qua in dirittura d'arrivo, spero che non ci siano cose che mi possono, ma no, ma che cosa mi può deludere? Genifique concentrato, attivatore di giovinezza, di jeunesse. Questo è un 10 ml, ragazzi, la pipetta, questo è oro puro, sì, per la nostra pelle. Perché Genifique insieme ad Absolue è la linea di punta. Stiamo parlando di un siero super concentrato. In questo caso abbiamo diciamo lo sfruttamento del microbioma, perché noi abbiamo questo tipo di incarnato e di pelle in cui ci sono questi microrganismi che creano un ecosistema specifico. In 7 giorni questo siero promette assolutamente una compattezza dell'incarnato anche nel colorito, che diventa più levigato e assolutamente più luminoso. Apriamo 3 caselle, dai, come abbiamo fatto all'inizio: 20, 21 e 22. Quindi una cremina skincare, un prodotto a démaquillage e la nostra crema corpo, che io insomma avevo dedotto arrivasse prima o poi, cioè la lozione corpo, la Vie Belle. Allora, per quanto riguarda il bifasico, questo è un bifasico che io uso da sempre, ed è in travel size. Attenzione, perché vediamo quanti ml sono 30 ml, quindi comunque sempre una di tutto rispetto. Abbiamo Lancôme Absolue, ecco, contorno occhi, quindi la linea Absolue di punta come la Genifique. Quindi stiamo parlando di due contorno occhi abbinati ai sieri. Abbiamo fatto una combo di due trattamenti di punta Lancôme, che vogliamo di più? Questo è importante. E poi un'altra cosa, la Vie Belle, vabbè. Abbiamo il profumino, non abbiamo la lozione corpo, quindi hanno pensato veramente a tutto. Ok, casellina 23. Mamma mia, che bello questo calendario, ragazzi. A parte che c'è un profumo in questa stanza incredibile. Ok, vabbè, di che stiamo parlando? Della linea Absolue Soft Cream. Guardate, a parte il pack, tutto in oro. Guardate, mamma mia, sono delle creme antietà eccezionali. I risultati si vede, la performance anche, sono a base anche di estratto di rosa per quanto riguarda la profumazione, che è particolarmente delicata. E adesso arriviamo alla casella principe, regina, la queen, che dobbiamo dire la casella numero 24. Quindi io già mi vedo proiettare il 24, la vigilia di Natale con il mio calduccio, il mio camino e tutta una serie di cose, il mio albero di Natale.
la vigilia mi apro i 24 di tutti i calendari che ho comprato quest'anno, mi sono trattata bene. Abbiamo trovato quindi, vi aspetto per i contenuti che sto preparando e che ho già preparato insomma per questo canale. Ok, grazie, pollice in su, se possiamo fare una conclusione, sei full size, poi delle travel size. Abbiamo preso tutti i mascara, i tre tipi di rossetti, tre tipi di appunto di mascara. Abbiamo preso tre tipi di profumi, due creme corpo da abbinare ai profumi, la linea Genifique occhi creme viso, tutte le linee démaquillage, quindi dal bifasico struccante ai tonici. Allora, io sono felicissima di aver battezzato questo momento con un calendario di tutto rispetto, la cui storia l'abbiamo anche un po' intrapresa in maniera molto breve perché non ci possiamo dilungare. Allora, ragazzi, questa maratona finalmente è finita perché in effetti mi sono dilungata piuttosto, non ho il polso del tempo, ancora sono veramente alle prime armi. Spero di avervi dato delle notizie, delle news un pochino più accattivanti. Nel frattempo penso che abbiate saputo un po' di più di questa azienda che è stupenda, che io continuo a toccare perché mi piace tantissimo questa Lancôme. Ci vediamo al prossimo video e al prossimo calendario dell'avvento. Ragazzi, vi raccomando, iscrivetevi al mio canale perché parlerò di tantissime cose. Alla prossima, ragazzi. Ciao.